Dovrebbe essere un giorno di festa per tutti i lavoratori, invece per arginare la crisi del settore commerciale, commesse e commercianti il 1° maggio saranno costretti a lavorare. La CGIL ed il Partito Comunista insorgono, ma ai lavoratori sarà veramente retribuita la giornata di lavoro festiva? Andiamo a sentire, come di consuetudine, la voce della città. 1° maggio, festa del lavoro, domani tutti i negozi aperti ad Avellino. È anacronistico parlare di festa del lavoro quando ci sta il 48% di disoccupazione. Mi sembra proprio fuori dalla realtà. È una questione di crisi del commercio? È crisi del commercio, crisi soprattutto per la città di Avellino, perché molte cose non si sono fatte, molte aziende chiudono e quindi non ci sta a livello politico la preoccupazione di procurare posti di lavoro per giovani laureati, giovani diplomati e così via di seguito. Credo che sia una bella iniziativa, interessante, soprattutto perché il tempo dà una mano e quindi è prevista una bella giornata di sole e potrebbe essere una buona occasione, insomma, per fare un po' di shopping. Quanto credi sia giusto per commercianti e soprattutto per commesse e quindi dipendenti questa iniziativa? Senza dubbio è un'iniziativa importante, anche alla luce dei problemi che ci sono stati recentemente. Basti pensare al problema del tunnel, dove ci sono stati, ho sentito, diversi problemi con i commercianti. Quindi so, questo non è il caso dei commercianti di questa via, del corso, però insomma fa bene anche a loro. Beh, questa è una scelta del datore di lavoro, credo che sia fatto una richiesta del genere perché ci sta forse uno studio alla base che permette alle persone di poter uscire e quindi fare le spese, lo shopping, quindi non credo che sia un fatto, diciamo, voluttuario, è sempre un fatto deciso in concomitanza con l'associazione dei negozianti. No, io sono contraria perché è la festa dei lavoratori e quindi è giusto così. Quindi ritengo che i negozi debbano rimanere chiusi. Non è giusto che commesse e commercianti debbano comunque non poter andare al mare con una giornata così. Certo, perché sono comunque lavoratori anche loro, quindi è giusto che anche loro abbiano un giorno libero. Il dato di fatto che incombe è sempre la crisi economica. Sì, lo so, però questo non deve sempre ricadere sul lavoratore. Sicuramente farà piacere a chi non avrà nulla da fare, magari si rifarà il guardaroba. Certo, però a discapito di chi sta lavorando. Sono contraria. Per quale motivo? Perché comunque le commesse anche a loro hanno il diritto di viversi comunque una giornata diversa dalle altre. Non sono d'accordo. Preferisco che i negozi siano chiusi perché è una festa dei lavoratori, di tutti i lavoratori. Quindi anche i lavoratori dei negozi debbano riposare. È giusto che commercianti e commesse stiano a casa a poltrire come faranno tutti? Non è questione di poltrire, è questione di riposare, è questione di festeggiare come tutti i lavoratori italiani. Il cavillo è sempre lo stesso, la crisi del settore commerciale e quindi economico. Ma non è un cavillo, è un dato di fatto. Penso che un po' di straordinario sarà dato a questi ragazzi, credo. Altrimenti non è corretto, poi il giorno della festa dei lavoratori a maggior ragione dovrebbero dare qualcosa in più. Io come cliente possibile acquirente sono favorevole, ma ho tante amiche che lavorano nei negozi che non lo sono assolutamente. E magari invece di stare al mare a prendere un po' di sole sono costrette a lavorare. E infatti abbiamo bloccato tutte le gite, domani si resta qui perché le mie amiche lavorano, che tristezza. È triste anche la crisi economica che incombe anche su questa città. Beh, effettivamente, ma non penso che tenere i negozi aperti il 1° maggio risollevi le sorti dei negozi di Avellino, onestamente. Direttore Nicola Dionisio, domani è la festa dei lavoratori, il comune ha disposto l'apertura di tutti i negozi, contrario o favorevole? No, devo dire la verità, io sono favorevole, anche perché comunque si dà la possibilità a tutti gli esercenti di poter offrire un vantaggio a quelli che comunque lavorano tutta la settimana e quindi la vedo una cosa molto positiva. Diciamo che è meno positiva per le commesse e i dipendenti che invece di passare una giornata al mare con questo sole devono stare chiuse nel negozio a lavorare. Ma di questi tempi con questa crisi che c'è è meglio lavorare.
L'attenzione si incentra sempre sulla crisi economica. Sì, c'è una crisi molto, molto grave e quindi c'è sotto questo aspetto a livello commerciale la necessità di incentivare le vendite e quindi la vedo una cosa buona.